Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova video recensione targata iPhoneItalia.com. Oggi vi mostriamo un nuovo gioco che è stato da poco rilasciato su App Store ed è sviluppato da Namco. Se ricordate, questo gioco è stato presentato durante l'ultimo evento Apple ed è Air Supremacy, Sky Gamblers Air Supremacy. Lo andiamo a lanciare e vediamo in funzione su un iPhone 4S come si comporta. Ovviamente questo gioco dà il meglio di sé sul nuovo processore A5 e in particolare sul processore A5X dell'iPad 2, che infatti è ottimizzato per sfruttare appieno la grafica di questo nuovo titolo. Quindi, come potete notare, abbiamo una schermata con alcuni pulsanti in basso, troviamo la dicitura Play, Quick Match, Multiplayer, Profile e Options. Noi entriamo subito nel vivo dell'azione premendo su Play. Qui abbiamo a disposizione una serie di missioni, tra cui un tutorial veloce per imparare a prendere confidenza con i comandi, la modalità carriera e altre modalità. Vediamo appunto di iniziare la carriera e partiamo con la prima missione. Qui, come vedete, c'è un veloce resoconto della trama del gioco che possiamo seguire in questo modo. Noi lo saltiamo e passiamo direttamente al volo. Eccoci qui, stiamo per decollare. I controlli su schermo richiedono un po' di pratica, perché ovviamente possono risultare difficili, però, tuttavia, in pochissimi minuti dovreste comunque riuscire a prendere confidenza. Come notate, scuotendo il telefono, girandolo, abbiamo accesso alla cloche dell'aereo, quindi possiamo effettuare queste manovre e appunto esplorare i cieli. Mentre spostando verso l'alto, verso il basso, il nostro dito potremo gestire la manetta, quindi in questo caso abbiamo spento i motori, praticamente stiamo eseguendo queste manovre molto complesse, che infatti possono essere fatte solo a motori bassi o comunque spenti. Mentre se volete accelerare e godervi la velocità del gioco, che davvero è fluidissimo su questi dispositivi di ultima generazione, basta tirare verso l'alto. Qui, come vedete, abbiamo a disposizione gli armamenti, quindi abbiamo questo mitra, i razzi e un'altra tipologia di razzi. Quindi questo è il nostro arsenale da battaglia. Un altro aspetto interessante, oltre diciamo a ciò che abbiamo già visto, riguarda la sensazione di essere davvero alla guida di questo caccia. Cioè, se ci troviamo ad eseguire manovre complesse di questo tipo, vedete, si attiverà lo stallo, infatti l'aereo andrà giù senza controllo. Per riprenderlo basterà accelerare un po' e rimettersi in linea. Mentre appunto, una volta che arriviamo ad alte quote, saliamo un po' e spegniamo i motori, iniziamo a fare manovre di questo tipo, potrete notare come il pilota risenta, e sullo schermo si vedrà appunto, ecco qui, vedete? Proprio come se al pilota girasse un po' la testa, e chiaramente questo migliora il realismo. Per quanto riguarda le visuali di gioco, abbiamo questa. Abbiamo poi la visuale interna, che è molto suggestiva. Abbiamo poi questa in prima persona senza l'interfaccia dell'aereo. Questa in stile film, diciamo, per godersi al meglio le manovre. E poi nuovamente questa. Quindi di sicuro avete una buona scelta e niente, quindi potrete scegliere quale interfaccia preferite. Probabilmente questa appunto per i piloti che utilizzano giochi tipo Flight Simulator o comunque altri simulatori sarà la più adatta. Il gioco utilizza anche la possibilità di inserire il pilota automatico. Ed eccoci ora che entriamo nel vivo della battaglia.
Nel complesso, quindi, si tratta di un gioco abbastanza interessante che farà felice sia gli appassionati dei giochi di volo militari, sia chi si avvicina per la prima volta a questo genere di giochi, perché ovviamente potranno sperimentare un nuovo livello di grafica che è davvero eccezionale sui propri dispositivi iOS di Apple. Nei prossimi giorni proveremo questo titolo anche sul nuovo iPad, in attesa ovviamente che venga rilasciato in Italia, e per questo vi lasciamo con questa parte della recensione di Sky Gamblers in attesa appunto di provarlo meglio sul nuovo iPad. Anche per oggi è tutto, un saluto da Andrea Cervone per iPhoneitalia.com.